Bentornati qua su Football Manager con il nostro Bari e il nostro Giampaolo. Allora, la situazione è un po' critica. Purtroppo sì, dopo l'ultima sconfitta col Torino è un pochino critica. Però, mancano ancora 10 giornate alla fine e dobbiamo far di tutto per portare a casa quantomeno la salvezza. Ok. Allora, Martel purtroppo non c'è, lo sapevamo. Metto Beka Beka in contrista e Corrado ci butto. Mamma mia, come siamo messi male. Che cavolo? E io che ci metto, scusate? Ma Palumbo è infortunato. No, vabbè, ma come faccio? Salvatore, la tua stella mi piace. Una stella. Io ho paurissima, ma io ho paurissima, raga. Ma io ho veramente stra paura di quello che potrà succedere. Però è anche vero che non abbiamo molte alternative al momento. Anzi. Però, magari. Allora, intanto col Bologna io mi auguro che si possa portare a casa dei punti fondamentali. Ok. Però si è messi come si è messi, eh. Tra espulsi, tra infortunati, si è messi veramente molto male. Ma veramente. Mamma mia. Ai. Quel Sala terzino lì a una stella un po' mi preoccupa. Un po' mi preoccupa. Allora, Bologna-Bari, partita fondamentale per la nostra rincorsa alla salvezza, veramente fondamentale perché se dovessimo perdere questa, sarebbe complessa, visto anche il calendario che abbiamo da qui in avanti, un calendario tosto, difficile, con tanti big match, Napoli su tutti, però abbiamo visto che il Bari nei big match si comporta abbastanza bene. È negli scontri diretti che non rende, non capisco quale sia il problema. Cioè, se ci pensiamo, è un pochino paradossale la situazione. Cioè, contro le forti si pareggia, si vince, si perde con onore, contro le piccole perdiamo. Vai a capire. Sala si destreggia. Bella la palla. Aranda! Aranda! No, non è fuori gioco secondo me, comunque. Secondo me no. Aranda! Aranda! Siamo in vantaggio con un cross meraviglioso di Johnson. Bellissimo tutto. Ragazzi, bravissimi. Stavamo in realtà un po' soffrendo, niente. Colombo potrebbe continuare, però io. Ragazzi, onestamente non me lo vorrei rischiare, quindi mettiamo Sangaré. Io ho paura di doverlo rischiare e di potersi fare ancora più male. E direi, visto come si è messi, non è il caso. Non è il caso. Simic, brutta la palla in realtà. Molto brutta la palla. Molto brutta che fa ripartire il contropiede del Bologna. Ma Sala bravissimo, tra l'altro. Quella stella sta rendendo, devo dire. Aguilera. Ma Sangaré si addormenta. La palla è ancora nostra. Beka Beka. Bravissimi ragazzi. Aranda. No, vabbè. No, Aranda, no, no. No, due gol potenziali mangiati. Due gol potenziali mangiati. Mannaggia, Aranda. Lì dovevi segnare. Almeno una delle due volte dovevi fare gol, eh. Non c'è altro da dire. Allora, primo tempo devo dire positivo. Stiamo vincendo contro il Bologna, andando in classifica. Quindi io sono contento al momento. Però, non montiamoci la testa. Non montiamoci la testa. Bravo Randa, però non conta niente. Che tiro ha fatto questo? Tiro meraviglioso. Fortunatamente la palla va fuori.
molto fortunatamente. Corbo, becca becca. Aguilera, bellissimo per Sangaré. Sangaré! Torna al gol. Peter, Sangaré. Bari 2, Bologna 0. Mamma mia, che palletta che gli ha dato Aguilera per Sangaré che finalmente segna. Ecco, il fatto che abbia messo Sangaré per fuori per qualche partita, secondo me, ha ripagato perché si è un po' svegliato, perché nelle ultime uscite si era mangiato veramente troppi gol e non andava affatto bene la cosa. No, però ragazzi, non facciamoli riaprire subito. Ammazza, oh. Ha fatto un tiro questo strepitoso, ma Brazzau c'è, ma Brazzau c'è, Brazzau c'era. Calcio d'angolo per il Bologna. La traversa. Siamo fortunati oggi. Siamo fortunati. Ci vuole un po' di fortuna ogni tanto. Allora, cambi. Mettiamo Vasco Valls. Ci può stare. Mettiamo Aranda è stanco, ma sta a giocare troppo bene oggi. No, per il momento mi fermerei così, solo con Vasco. Perché non voglio stravolgere la squadra al momento. Non la voglio stravolgere. Allora, c'è Schmidt che è molto stanco, pure lui. Ma chi ci metto, ragazzi, non ci sono i cambi. Onestamente, non ci stanno i cambi. Non ci stanno i cambi. Canestrelli per Simic. Sì, Cortinovis per Beka Beka, ci può stare. Lazetic per Aranda, ora può andare bene. Labriola può fare al posto di Aguilera? Sì, ma perde un sacco di qualità. No. Non si può fare. Vediamo. Calcio d'angolo, Sangaré. Però la palla è ancora lì. Cortinovis. Celt. Mannaggia. No, la ripartenza del Bologna no. Piuttosto palla o gambe. Niente. Non, troppo tardi. Orsolini. Orsolini. No. No, vabbè. Che brutto gol che abbiamo preso. Calma. Calma. È dura. Perdiamo tempo, per favore. Perdiamo tempo, per favore, ragazzi. Cioè, io ho fatto due cambi. La squadra si è stravolta in negativo. E non posso reggere io. Cioè, veramente, no. Calcio d'angolo. Brazao. Calma. Calma. Predichiamo calma. Passa di vicino. Ma perché tirare su? Perché tirare su? E poi si riperde. Che poi si riperde, esatto, si riperde la palla. No. No, vabbè, no, non è possibile. Non è possibile. Ma perché io ho fatto i cambi? Ma perché? Rete annullata, incredibile ma vero. Rete annullata. Non ci credo. No, raga. Manca un minuto. Ma cos'è sta palla? Cos'è sta palla? Bravo Sangaré. Per Aguilera. Fallo? Ultimo uomo. Mi sa. Ma a parte che era già ammonito. Rosso. Doppio cartellino giallo. Oh. Dovremmo averla portata a casa. Dovremmo. Corbo intanto su punizione. Vabbè, ormai puoi anche non aspettare, è finita, dai Corbo, su, tira sta palla per favore. Corbo, tira, è finita, Corbo. Bello comunque, bello. Ci ha messo mezz'ora, ma ragazzi, abbiamo vinto contro il Bologna, non ci credo, 2-1. Contro il Bologna, vittoria di un'importanza cosmica, cioè... Che ci fa uscire dalla zona retrocessione, però il Monza ha due partite in meno. Però si avvicina a Cagliari e a Lecce. Quindi potenzialmente siamo un pochino più tranquilli al momento. Bisogna vedere il Monza cosa fa.
Ecco, questa forse è la cosa più importante, vedere il Monza cosa fa. Intanto pareggia benissimo, cioè in realtà non è male perché siamo ancora più uno, però speravo che potesse perdere. Ok, Beka Beka niente. Mannaggia, Beka Beka, la prossima con l'Atalanta non ci sarà. Benissimo. La Viola, fai quello che ti pare, non è un problema. Columbo è tornato. Cittadini costa un po' troppo per le nostre tasche, onestamente. Salcedo? Acquisto eccellente? Verrebbe a zero. Solo che ne abbiamo Aranda, Sangaré. Abbiamo qualche giocatore nuovo che arriva. Però può fare anche. Può fare un sacco di cose. Anche l'ala. Cioè, è bravo un po' in tutto. Io proverei a prenderlo. No, non è interessato. Vabbè, allora fatti. Allora. Vai via, cioè. Non di vai a quel paese. Allora, in Monza pareggia con l'Inter. Cioè, io non ci credo. Ma in quale multiverso? Cioè, veramente. Ma siamo ancora fuori perché a pari punti siamo messi meglio come differenze reti o scontri diretti. Non lo so. Però sta veramente sto pareggio con l'Inter. Ma cosa c'entra ora? Schmidt 4 stelle? Porca miseria, Schmidt. Orlando purtroppo infortunato. Fisioterapia. Per forza. Va bene che Cioc va nel Suriname. Il Monza con Lecce. Ecco, questa è una partita veramente tosta per tutte e due perché. Cioè, chi vince vince è un casino. Chi vince vince è un casino. Vince il Lecce, che in realtà non ci va così male, perché poi alla fine dei conti, pensandoci, a noi interessa il Monza più che il Lecce che è più avanti. Quindi, alla fine, tanto male la situa non è. E chi è Duccio de degli Innocenti? Fa troppo ridere questa cosa. Duccio degli Innocenti. Già solo per nome e cognome sarebbe da prendere. Vabbè, ma anche in scadenza? Uccio! Duccio, vieni qua, che non ci sono i soldi. Duccio, purtroppo non ci stanno i soldi. Con quel nome volevo troppo prenderlo. Era fighissimo avere uno che si chiama Duccio in squadra. Sarebbe stato fighissimo. Allora, in Monza contro chi è? Non si sa. Non si sa purtroppo. Vediamo un po'. Sangaré Colombo mi dicono. Sangaré Colombo, proviamo. Valz, no, mettiamo Aguilera. Scusatemi, con tutto il bene. Schmidt, c'han così. Ecco, mi sembra un pochino più logico. Corrado, 2 stelle e mezzo. C'è Sala che però è infortunato. Corbo, Selt, Simic. La squadra in realtà sta migliorando vistosamente, come anche Intesa in generale. Mamma mia, come si è messi male. Porta Gagliardi. Sì, devo dire che a parte questi due, Schmidt, Martella e Ghidera, non è che sia una coppia abbastanza scarsa. Insomma, è un casino qua. Vabbè, vediamo un po' come va. Sangaré Colombo. Coppia forse inedita, forse, però contro l'Atalanta facciamo giocare le carte pesanti. Comunque siamo messi bene, 3 vittorie su 5 partite ultimamente, stiamo giocando bene, eh? Devo dire che siamo un po' ripresi ed è ottima questa cosa, è veramente ottima. Dopo la parte centrale di campionato devastante in cui abbiamo giocato veramente male, ma veramente, alla fine. Non aver cambiato modulo forse è stata la scelta migliore per come si sta mettendo le cose. Bravo Celt, intanto che spazza. Atalanta c'ha Çalhanoğlu, Correa. Atalanta è l'Inter, praticamente. Si è trasformata. Cos'è sto pallone a Johnson? Però è rimasto lì. Rovella. Sì, però ragazzi, ma la difesa? Ma la difesa dov'è? La difesa. Dai, però. Ma c'è un passaggio alto dalla loro metà campo.
E subiamo gol. Cioè, difesa rivedibile leggermente. Io non vorrei dire, ma dai, non si può subire un gol del genere. È inguardabile. Corrado. Calma, calma, ragazzi. Colombo apre tutto per Johnson. Sangaré! 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 Il buon Peter! Il buon Peter! Si è svegliato. Oggi si è svegliato Sangaré, finalmente dopo un mese in cui non, anche di più che non si è visto. Sangaré. Bravi ragazzi, ottimo, ottima risposta al gol dei Bergamaschi, ottima risposta. Cross di Johnson che sta crescendo a vista d'occhio sto ragazzo, eh. Cioè, l'anno scorso volevamo quasi venderlo, quest'anno invece... Che succede? Vabbè, quest'anno invece si è, in Serie A si è riscattato e sta giocando una buona stagione, secondo me, molto buona. Mi sta piacendo, soprattutto in questa parte finale che sta dando un sacco di assist, passaggi intriganti, bei movimenti, insomma, da tenere d'occhio. Allora, ma sono contento perché un pareggio contro l'Atalanta sarebbe come la vittoria. Poi oh, se andiamo a vincere, io non è che sono triste, intendiamoci, anzi. Corrado. Bello. Bellissimo, bellissimo, veramente un... mamma mia che roba. Per non dire altro, cioè, per non dire parolacce. Imbarazzante sto passaggio, veramente imbarazzante. Gomez tenta il tiro, ma la palla va alta e fuori. Alta e fuori. Stiamo dominando l'Atalanta sui tiri. Incredibile, ma vero. Non me lo sarei mai aspettato. Mai nella vita. Ma è così. Stiamo giocando bene e forse meritiamo qualcosa di più? No, 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 no. Che cos'è? Ma rigore dove? Ma che cosa? Ma cosa? Ma quale rigore? Ma per favore, ma dai! Ma non ho visto niente io di così incredibilmente irregolare. No, vabbè, aveva pure intuito l'angolo. No, non è possibile, non è possibile, dai. Ma che cazzo, dai. Ma poi un rigore inventato, secondo me, però vabbè, dai. Che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Allora, Lazetic per Colombo. Valls per Aguilera. Mettiamo Cortinovis per Martel. Proviamo questo Ciucalam. Per il resto Aranda per Sangare. Anzi, facciamo così. Aranda Lazetic. E basta. Non è che ci abbia altre alternative. Sveglia, raga, sveglia su. Bravo Lazio, dici molto, molto pronto, vedo, cioè addormentatissimo proprio. Manco se n'è accorto che la palla era lì comunque Lazio, dici. Manco se n'era accorto. Incredibile, bravo Simic. Ce l'hanno sempre loro, però. Ce l'hanno sempre loro. Bravo Selt, ripartiamo. Aranda, per Lazetic. Lazetic! Lazetic, no. No, non era in fuorigioco. Ma porca miseria. Fuorigioco. Fuorigioco. Mannaggia. Non è giusto questa sconfitta, non sarebbe giusta. Non sarebbe giusta. Lazetic. Espulso? Espulso, espulso. A sto punto molto offensiva. Molto offensiva, ragazzi. Molto offensiva. Sono in 10. Dobbiamo approfittarne. Ricordo che sono in 10. Ricordo che sono in 10. Raga. Che sconfitta del cavolo. Questa è la sconfitta che... Sulla carta ci starebbe, ma per come l'abbiamo giocata non ci stava.
non ci stava. Amareggiato perché credo e sono sicuro che si poteva ottenere un pareggio, se non una vittoria, con un po' più di attenzione. La cosa buona è che il Monza non ha vinto, però non possiamo basarci sul Monza, porca miseria, dobbiamo fare risultato a tutti i costi, non dobbiamo guardare il Monza, dobbiamo fare punti, punti, punti. E vabbè, comunque, Pasquale infortunato, è sempre rotto sto Pasquale comunque, stavo guardando questa cosa. È sempre rotto, è una roba veramente assurda. La prossima è con Napoli. La prossima è con Napoli e niente. Speriamo bene. Speriamo bene. Sarà dura. Malcolm? Ma costa troppo. No, aspetta, aspetta. Sangaré si fa male con l'Olanda Under 21. Fuori per 1 o 2 giorni. Ok. Ci posso stare allora. Ci posso stare. Ci posso stare. Ho avuto un attimo di terrore che si fosse rotto qualcosa. Ma per fortuna no. Per fortuna no. Cioè, ci mancava veramente anche questa. Poi era una roba fuori di testa. Era qualcosa di irripetibile. Irripetibile. Allora, Lazzetti ci ha fatto gol. 2 assist. Vabbè, dai. Buono, buono. Schmidt ha fatto pure gol. Schmidt sta crescendo una potenza. Questo è un giocatore. A parte che quanto vale Schmidt ora? Scusatemi, c'è scritto 15 milioni? Pensavo di più. Pensavo di più, sinceramente. C'è qualcuno che va in scadenza. Matteo Della Morte. Ma anche no, cioè. Uno che si chiama così mi porta sfiga per 150 anni. Matteo Della Morte direi che sta benissimo lì, con quel cognome. Io non posso prenderlo. Bravo Edson, 2 gol. Però sta calando, quindi Self sta migliorando. Contento, ma se non migliora Edson, qua la vedo un po' complessa da cosa. Io sono anche contento, ma ci vorrebbe un po' di miglioramento, onestamente. Vabbè, andiamo avanti. Napoli si farà. Ho un po' di paura, ma chissà, chissà come va. Johnson, 18 minuti. È entrato poi, immagino. Allora, non c'è nessuno dei nostri, scusatemi, eh. Questo Oxa? Porca miseria, Oxa. Forte vero. Forte vero. Applica ste cose. Applica. Vasco Valls infortunato un giorno. Impossibile. Perché è impossibile? Scusatemi, eh. Che cosa sta a dire? Ma cosa? Com'è impossibile? È possibilissimo. Non ti preoccupare. Faccio io. Faccio io. Cavo tutti i bonus. Perfetto. Vedi com'è facile? È impossibile. Che stai di? Bilancio. Anzi, mi avete consigliato di richiedere delle cose visto che siamo messi bene, no? E chiediamo ste cose. A questo punto chiedo pure un contratto, giusto per fare. Tanto che ci siamo. Salvatore Sala, nuova caratteristica, va avanti appena possibile. Sta crescendo bene, il buon Salvatore. Valerio Crespi. Sta crescendo bene pure Crespi, anche se andrà via. E vabbè, non è un problema. Brazzaro infortunato? Oh santo, ma ci arriva col Napoli a giocare? Nuovo contratto? Rifiutato. Aumento del budget. Aumento del budget. Attenzione, aumento del budget. Ebbene sì. E in questo modo potremmo fare questa cosa. No, vabbè. Strepitoso. Ma strepitoso. Scusatemi, a sto punto. In scadenza. In scadenza, che c'è di intrigante da poter prendere?
però posso andare più veloce? Ecco. Allora, fai così. Bove. Bove. Bove sarebbe un gran ritorno, se non sbaglio. Prende un po' troppo, però. Però andrebbe a mettere a posto il centrocampo, ragazzi, onestamente. Bove. Dai, è su. No, costa troppo. Costa troppo. Nicola Siri. Pure questo. Però non lo so, Siri. Non lo so. Godwin? No. Laszlo? Questo di prospettiva, però 7 di determinazione anche no. Isaku? Abdul Fatau, Fatau. Non male. Ma non sembra affatto male. Non vuole, perfetto. E c'è qualcuno di intrigante? Ma perché veramente? No, eh. Purtroppo no. Non mi sembra che ci sia nulla di intrigante al momento. E che scatole però sta cosa. Mentre scadenza 3 mesi. Siamo sempre lì. Scadenza 1 mese. Nessuno. Scadenza 1 anno. Per gli stessi. Svincolato. Masto Marcos. Incontrista. Brasileiro. Dove sta la fregatura? Questo deve essere intrigante, cavolo. Dove sta la fregatura? Scusatemi. A me sembra un discreto giocatore. 2007. Vabbè, Filippo Ranocchia. Buon Filippo Ranocchia, pure lui, 25 anni. Non è male. Danzi, Colpani. E gli altri sono tutti da guardare in teoria. Vabbè, io pre mi prenderei forse anche quasi quasi Colpani. Marcos, intanto prendiamoci Marcos, poi con calma Atalanta che vince contro la Fiorentina. Anzi, datemi dei consigli su chi prendere nel caso, su chi guardare, giocatori intriganti. Cosa farne di questi soldi? Se tenerli per un futuro oppure spenderli proprio ora tutti finché ce li abbiamo. Monza ha giocato? No. Non ci interessa allora. Il Torino ha vinto 2-0 col Milan. Cioè, Torino che sta diventando una bestia nera di tutti. Incredibile, Torino. Veramente incredibile. Il Monza è contro l'Udinese, però fuori casa. Quindi potrebbe essere insidiosa per loro. Abbiamo il Napoli, vabbè. Sangaré Colombo. Sì. Però scusatemi, Schmidt qua non si può vedere. Mette Aguilera qui. Schmidt qui e piuttosto metti Becca Becca qua. Johnson, Corrado, Corbo, Sirmic, Martel. Ma Celta è infortunato, allora ci può stare, però facciamo così. Ok, dai. Possiamo andare così, possiamo andare tranquillamente, cioè tranquillamente poi. Con Napoli però siamo in casa, speriamo bene. Speriamo bene, raga. Questa è una partita molto importante. Potrebbero farci un piacere, però, questi gli amici del Napoli. Un piacerino, no? Non è che dico tanto, eh. Cioè, non sarebbe una brutta. Bravi, grazie. Colombo. È fuori gioco. Raga, è fuori gioco. Ma è palese. Poi, tra l'altro, il gol dell'ex di Sangaré sarebbe bellissimo, ma è fuori gioco. Cioè, si vedeva, dai. Ma si vedeva. Ma
Ma si vedeva. Vabbè, comunque partenza intrigante. Calma, non perdiamo palla, vi prego. Non perdiamo palla. Non perdiamo palla, vi scongiuro. Vabbè. Partita peperina, eh. Tanti tiri, tante occasioni per tutti quanti. Bravo, Corrado, la palla per Colombo è ottima. Ancora Corrado. Sangaré. Così. Becca becca. No. Non ci credo. Colombo che si è magnato. A becca becca però, buongiorno. Ma veramente, eh. Corrado. Siamo partiti bene già con 2-3 occasioni da gol. Potevamo far meglio, ma... Ma non è una brutta partenza, eh. Un Bari che sembra essersi svegliato in questa parte finale di stagione, che sembra essersi dato una mossa e che mi fa un sacco piacere. Perché ci voleva. Traversa di Ricci. Traversa di Ricci. Siamo ancora 0-0. A noi va benissimo 0-0 in realtà. Bravo Colombo. Corrado. Sangare! 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 Vamos! God dell'ex. Quotato 1.01. Bravissimo Corrado che dà una palla d'oro a Sangare che non sbaglia. La vittoria con Napoli sarebbe un tocco di classe. Un tocco di classe. Però ancora lunga. Abbiamo visto che è ancora lunga le partite, tipo contro il Bologna. Brazao! Cosa ha preso? Ma che intervento ha fatto Brazao? Ma scusatemi, eh. Ha fatto un intervento veramente meraviglioso. Napoli un po' in confusione ora in fase difensiva. Sta per fare una minchiata colossale. E forse la fa veramente. Sangaré! 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 Cos'è? Cos'è? Cos'è Sangaré? Cos'è? Cos'è? Fa anche il gioco. Vabbè, fa anche, diciamo, cos'è Sangaré? Bello. E dai. Comunque, bella infuocata questa partita, bella infuocata. Piena di brividi e di emozioni. Bravissimo Sangaré, ancora lui. Però Colombo si è addormentato. Malamente, tra l'altro. Malamente. Napoli in difesa che mi è un po' rivedibile, eh. Comunque, non vorrei dire, ma mi è un pochino rivedibile. Però Brazao, Brazao. Primo tempo. Ok. 1-0. Benissimo, sono felice. Continuiamo così, per favore. Vi scongiuro. Sarebbe epico portarcela a casa. Sarebbe epico. Sarebbe epico. Sì, però ragazzi, c'è. Era tutto solo. Era tutto solo, dai. Ma che difesa è? Ma non può essere una fase difensiva quella, raga. Non può essere una fase difensiva. Cioè, io mi oppongo, non può essere. Non può essere. Ragazzi, ragazzi. Ecco, oggi le palle inattive sono un po' pericolose. Non stiamo andando benissimo. Per niente proprio. Vuole uscire? Fallo uscire per forza. Fa diverso. Se vuole uscire, non rischiamo, non rischiamo. Non voglio rischiare. Assolutamente. Dai che sbagliano, no, eh. La difesa, ragazzi, attenti, attenti, attenti. Attenti, raga, attenti. Brazao, c'è. Brazao c'è. Allora, chi possiamo mettere? Per il momento nessuno, però possiamo perdere un po' di tempo, onestamente. Nel frattempo, eh. Potremmo perdere un po' di tempo.
Bravo Schmidt, però mamma mia, mamma mia. Stiamo avendo una fortuna oggi in generale, comunque su alcune dinamiche, su altre un po' di sfortuna, ma è più la fortuna oggi che ci sta aiutando. Bravissimo Sangaré, recupera un pallone d'oro. Sangaré, vede Colombo. Bravissimo, la lascia a Vasco Valls. Vasco Valls, Vasco Valls. No, era un buonissimo contropiede. Era un buonissimo contropiede buttato alle ortiche, onestamente. No, raga. No, vabbè. Cioè, no, vabbè. Cioè, io veramente non c'ho parole. Non c'ho parole. Ma non c'ho parole, ma no che non c'ho parole, che devo dire? Ho solo bestemmie. Dai, però. Ma dai, ma dai, ma dai, ma dai, ma dai, ma dai, ma dai. Cioè, non è. Onestamente non è possibile. Ma onestamente non è possibile. Cioè. Cioè, ma veramente, eh? È una roba. Agghiacciante, è una roba agghiacciante, agghiacciante. Dopo un contropiede così, subire un gol è veramente agghiacciante. Martel, buona la palla. No, no, ma perché siamo così sfortunati alle volte? Ma perché il palo? Perché il palo? No, vabbè, comunque, oh, è assurdo oggi. Momenti in cui abbiamo una fortuna incredibile, momenti che abbiamo una sfiga incredibile. Arrabbiato, perché non puoi prendere un gol da un lancio del genere, del portiere. Dai, ecco, il Monza ha pareggiato con l'Udinese. E siamo di nuovo lì. Siamo di nuovo lì. Siamo di nuovo lì. Tra l'altro, si può richiedere il prestito prolungato? 23 milioni. Vabbè, niente. Al momento no. Ancora non si può. E la prossima è lo scontro diretto contro il Monza. Aiuto. Senza Schmidt, aiuto. Voglio morire. Senza Schmidt, Marco sei in procinto. Io accetto. Mi sembra un gran bel. Oh, bravo, comincia a studiare. Allora, vediamo chi hanno svincolato. Questo qui è. Vabbè, vediamo. Vincenzo Rota. Lo seguo, vediamo un po' come lo osservo. Questo è un ala cinese. 19 anni. Ma sapete che in realtà non mi sembra così pessimo? Cioè, nel senso, non mi sembra schifoso. Può crescere, no? Mi ispira, non so perché. Ci vedo qualcosa in questo ragazzo. Poi magari mi sbaglio, però. Ci vedo un qualcosa. Ci vedo un qualcosa. Osserviamo questo. Pinna, osserviamolo. Rifiutato lo stadio. Vabbè, era palese che sarebbe successo. Ok. È una punta. È una punta, però non ci interessa. Non ci interessa. Al momento no. Bologna vince contro la Lazio. Comunque contro il Monza sarà fondamentale. Fondamentale vincere. Fondamentale. Rota, terzino e ala. Grazie. 80.000 euro per Giagello. Abbiamo ricevuto finalmente un po' di soldini. Milan che vince col Verona. Grazie, Milan. Marco Cherubini. Talento straordinario. Addirittura. Ma. Non lo so. Mi sembra. Non mi sembra. Ecco, Tommasini potrebbe essere veramente un talento straordinario.
Tommasini sì, un altro non mi sembrava sto granché, non so perché. Non mi sembrava sto gran giocatore. Leonardo Arcuri, Arcuri, Talenti buoni Perozzi, dai buoni non li guardiamo neanche. Io lo prenderei sto ragazzo, sto cinese, lo prenderei. Al massimo si rivende, si fa un po' di plusvalenza. No problem, no problem. No, però Johnson non può, cioè, saltarmi il Monza, eh. Vasco Vaz è tra i candidati per il giovane dell'anno. Ma Vasco è giovane tipo da 34 anni. Mercuri è rimasto, ha firmato. Molto bene. Io ho paura col Monza. Io ho una paura. Tra l'altro la faremo la prossima volta per tenerci la partita più importante. Per iniziare l'episodio in maniera esplosiva per la prossima volta. Lecce che perde. E comunque male non fa. Spezia che pareggia. Lo Spezia ci ha superati? Vabbè, io non c'ho parole. Mo' anche lo Spezia rompe le scatole? No, dai, non è possibile. Cioè, aiuto, raga. Aiuto. Sarà una finale di stagione veramente, ma veramente complesso. Veramente complesso. Perché mancano. Ci mancano 7 partite, se non sbaglio. La prossima volta abbiamo Monza, Roma, Genoa, Inter, Sassuolo. Vediamo il calendario. Abbiamo ancora da fare Monza, Roma, Genoa, Inter, Sassuolo, Juventus, Lecce, l'ultima. Allora, con Monza bisogna vincere, con Genoa bisogna vincere, con Sassuolo bisogna vincere, con Lecce bisogna vincere. Non è un girone cioè, difficilissimo in realtà, si può fare qualcosa di più. Bisogna vedere anche come andrà. Sono molto curioso. La prossima volta capiremo molto del nostro destino. Capiremo veramente tanto. Ragazzi, vi ringrazio tanto. Ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao.